Inaugurazione del campo comunale di Arzagodadda, siamo col sindaco Gabriele Riva. Allora Gabriele, è stata una storia lunga, ma alla fine siamo arrivati alla fine del nuovo campo in sintetico di Arzagodadda. Siamo al giorno tanto atteso, insomma, in effetti un lavoro che doveva durare qualche mese e quindi doveva essere fatto in estate per consentire anche la normale attività e l'utilizzo del campo sportivo. Ha purtroppo subito dei ritardi importanti, ci troviamo a qualche mese di ritardo di troppo, però diciamo oggi festeggiamo e quindi non pensiamo ai mesi trascorsi anche con ansia e con un pizzico di frustrazione, ma pensiamo al fatto che finalmente siamo giunti all'obiettivo tanto agognato e quindi oggi festeggiamo, ecco. Partiamo dall'inizio, come mai la scelta di un campo in sintetico, anche se potrebbe essere facilmente intuibile? È stata una scelta programmatica della nostra amministrazione, sulla quale diciamo qualcuno, ma giustamente nel gioco democratico di maggioranza e minoranza, ha avuto da obiettare, ma noi ci siamo sempre presentati in maniera molto trasparente. Era una delle nostre quattro priorità in campagna elettorale, quindi da subito abbiamo portato avanti questo progetto. Il sintetico semplicemente perché questo era un campo che, ahimè, diciamo, una volta lontanamente era una marcita. Quindi potete capire che soprattutto nella fase invernale, io che alleno qui, ci ho anche giocato sopra, so cosa voleva dire passare gli interi inverni con una spanna di fango, perché appena pioveva il terreno argilloso sotto non faceva filtrare l'acqua e quindi davvero era quasi impossibile fare una normale attività sportiva. La scelta del sintetico ci consente di avere un terreno utilizzabile tutto l'anno dal nostro settore giovanile, che secondo me è la cosa più importante, perché questo è un investimento soprattutto fatto per i giovani e anche dalla nostra prima squadra. Quindi la tua amministrazione comunale vicina allo sport e vicina ai giovani, magari a parole lo sono tutti, ma nei fatti un po' meno. Bravissimo, io parto da un presupposto. Quando si parla di massimi sistemi sono tutti bravi, cioè quando si parla di sport nelle conferenze tutti sostengono che lo sport fa bene, che aiuta la salute, quindi ha anche tutta una serie di ripercussioni positive a livello sanitario, socioculturale, perché crea integrazione tra i ragazzi, eccetera. Poi quando si tratta di mettere in pratica, diciamo, queste buone intenzioni non si arriva mai all'investimento finale perché ci sono sempre altre priorità. Noi, ripeto, abbiamo subito individuato questa come una delle priorità. Gli investimenti sul centro sportivo chiaramente non finiscono qui, perché lo sport non è solo il calcio e sono il primo ad ammetterlo con tranquillità. Questo è un centro sportivo che fa giocare tanti ragazzi e ragazze anche in altri sport, quindi questo è un primo passo importante secondo noi a favore dell'avviamento allo sport dei giovani, al quale seguiranno sicuramente altri passaggi importanti. Questa inaugurazione è una grande soddisfazione per te per aver terminato questo lavoro. Magari avrai anche dei ringraziamenti e un augurio da fare a chi poi lo utilizzerà. Sì, esatto, io sicuramente devo ringraziare tutti i volontari e coloro i quali con passione hanno comunque sostenuto una stagione per l'US Arzago difficile, perché chiaramente non avere il proprio campo, i propri spogliatoi, le proprie strutture a disposizione per un intero anno non è semplice. Quindi devo ringraziare tutto l'US Arzago, i dirigenti e soprattutto i giocatori che con passione hanno comunque portato avanti questa annata tormentata e quindi augurare loro di fare un ottimo campionato e quindi di avere tante soddisfazioni sportive che si meritano.